La pressione è tutta sul Carpi, ultimo in classifica, condannato dunque a vincere per sperare nei play-out, ma il Pescara non può permettersi il lusso di sbagliare. Un eventuale KO complicherebbe infatti i piani play-off. Chiaro il messaggio dell'ex Beppi Pillon. Quattro partite, il nostro obiettivo principale è quello di arrivare ai playoff, perché sarebbe per noi una grande beffa se non riusciamo a arrivarci. Abbiamo tutto nelle nostre mani, abbiamo fatto un anno di grandi sacrifici, adesso abbiamo quattro partite e tutto sulle nostre mani, perciò è quello che è la cosa più importante, appunto i playoff. Poi, Quindi anche l'ottavo posto dovrebbe io punto ai playoff, perché io so che se arrivo ai playoff saremo una mina vagante. Emergenza in difesa a centrocampo. Scognamiglio e Bruno squalificati, Gravion, Monachello, Canutè, Del Sole e Melegoni infortunati. Saranno aggregati Primavera, Camilleri, Marafini, Borrelli e Pavone. Soliti problemi per Ugo Campagnaro, che al massimo verrà recuperato per la panchina. Pronto Davide Bettella al debutto assoluto. Campagnaro oggi è stato fermo perché si è caricato e poi pace, non è che si sia fatto male, si è caricato. In questo momento è avvantaggiato Bettella perché ha fatto sempre tutti gli allenamenti, perciò giocherà Bettella. Ha tutte le qualità per far bene, la fiducia c'è da parte di tutti, non vedo problemi da questo punto di vista. Io da questo punto sono molto tranquillo sul ragazzo. Perché lei ha avuto, insomma, l'idea di lanciarlo già qualche settimana fa, mi ricordo. C'avevo una mezza idea, sì, perché vedevo che era in crescita, che stava bene. Adesso è il suo momento. Mai come in questa circostanza 11 pressoché scontato. Fiorillo tra i pali, Ciofani in vantaggio su Balzano, Bettella per Rotta e Del Grosso in difesa. Centrocampo scelte obbligate, solo tre centrocampisti a disposizione. Brugman regista, Cricco e l'ex Memuscia i mezzali, davanti Marras e Sottil a supporto di Mancuso. Trend esterno da invertire. Nelle ultime quattro sfide altrettanti KO, appena 15 punti lontano dall'Adriatico. Numeri da brividi per il Carpi. 18 sconfitte in 31 partite. 59 gol subiti. 4-4-1-1 il sistema di gioco. La probabile formazione. Piscitelli tre pali, Pacionic, Sabbione, Poli e Pezzi in difesa. Rolando e Marsura, esterni di centrocampo, Pasciuti e l'ex Koulibaly nel cuore del reparto, sulla tre quarti crociata alle spalle di Arrighini. In dubbio, Concas e Rizzo, recuperato Cissé, partirà dalla panchina. Io conosco l'ambiente, so a cosa andiamo incontro, so che le difficoltà della partita, so che è l'ultima possibilità per loro per avere la chance di salvarsi o per andare ai play-out, e chiaramente sarà una partita molto tosta. Il Pescara è una squadra che lotta per i play-off, fino a poco tempo fa lottava per la promozione diretta, quindi è una formazione accreditata del salto di categoria. A mio avviso ha uno dei centrocampi più forti della categoria, perché Brugman e Mushai. Secondo me, non so se giocherà Cricco, che per lui comunque rappresentano un centrocampo tra i migliori appunto di questa Serie B. All'andata ci fu la marcatura su Brugman, ma a parte di Sabbione, premesso che non anticipo, non mi piace anticipare le cose che faremo, però di sicuro io ritengo Brugman uno dei giocatori più importanti di questa categoria, ma comunque gli va messa pressione, va fatto giocare liberamente, perché poi diventa pericoloso. Davanti sono molto bravi, sono veloci, hanno attaccanti rapidi, Mancuso è il vice capocannoniere, se non vado errato. Poi ecco, diventano pericolosi nella maniera in cui faceva troppo il centrocampo. Dobbiamo sembrare essere compatti e soprattutto aggressivi e non dare troppo loro tempi di gioco. Conosco fra l'altro molto bene Fabrizio Castori, mio amico, e so che lui non mollerà fino all'ultimo secondo, perché lo conosco come persona e come allenatore. Perciò grande stima e grande rispetto dalla persona e dall'allenatore. E so quello che lui può dare alla squadra. Tra lei, Castori e Braglia, un bel terzetto, insomma, in questa Serie Sì. B. Tre vecchietti che hanno ancora molto da dire al calcio. Siamo ancora lì, siamo ancora lì che ce la giochiamo con tutti. La sua mossa è stata strategica, quindi come mai ha voluto portare a cena la squadra tutti insieme, karaoke, insomma, fino a tardi a fare. Sapete tutto proprio I mini particolari. a minimi particolari. Sapete questo, sapete quell'altro. C'erano anche, abbiamo saputo, c'erano anche le maggiorette. Di maggioranza. Sto scherzando. È per portare un po' di allegria nei momenti quando si è cupi, tristi, ci vuole anche
ci vuole allegria, ci vuole spensieratezza, ci vuole altre cose. Non sempre si può essere cupi e tristi e pensare sempre a certe cose. Perciò il significato della cena è stato questo, ma l'ho pagata molto volentieri, ma insomma spero di pagarne ancora.